Ciao a tutti, io sono Alex, benvenuti sul mio canale iBrain e benvenuti alla mia serie di video tutorial su applicazioni da cellulare o da personal computer. Oggi vi faccio vedere come funziona AirDrop. Che cos'è? È un sistema di casa Apple per trasferire i file dal cellulare al Macintosh o dal Macintosh al cellulare o da cellulare a cellulare, basta che siano tutti della casa Apple. Quindi il problema è che gli iPhone, quindi il sistema operativo iOS, non può, si può utilizzare AirDrop con altri sistemi operativi. Quindi se avete un iPhone e volete mandare un file, video, una fotografia a un altro cellulare che non è iPhone, purtroppo non potete usare questa funzione di AirDrop. Invece se avete terminali identici, quindi con lo stesso sistema operativo di casa Apple, potete usarlo. Comunque adesso io vi faccio vedere come faccio a trasferire un filmato che ho presente sul mio telefono, sul mio iPhone X, sul mio personal computer che è un Macintosh, un MacBook Pro. Allora, per prima cosa, molto semplice, bisogna essere sotto la stessa linea Wi-Fi. Quindi io adesso sono sotto la mia linea di Wi-Fi di casa e in automatico il mio cellulare rileva il mio Mac. Comunque, io sto registrando sia lo schermo del Mac che del cellulare, quindi vedrete come viene effettuato il trasferimento. Comunque, io vado nelle mie immagini, come vedete. Io ho già il mio filmato che voglio mandare, lo metto in pausa. Per spedirlo al mio personal computer è molto facile. Dove vedete il quadratino con la freccia verso l'alto, io gli faccio un tap, lui mi apre delle possibilità. Come vedete, mi apre la possibilità di mandarlo via WhatsApp a certe persone o a mandarlo al MacBook Pro di Alessandro con AirDrop. Io faccio MacBook Pro. Lui adesso sta già inviando, adesso se vedete dallo schermo del PC mi dice AirDrop, ricevo video da iPhone di Alessandro. Adesso lui lo sta ricevendo, come vedete c'è la banda blu che si sta completando e questa è la banda che mi sta dicendo che sta trasferendo il file al personal computer. Facendo questo non utilizzo dati del mio telefono, ma utilizzo la rete Wi-Fi di casa mia, ma senza usare dati. Praticamente viene trasferito il file via Wi-Fi, neanche via Bluetooth. Calcolate che questo file è di 270 mega e ci ha messo pochi secondi a trasferirlo. Come vedete, me l'ha trasferito in download. Adesso io ho bloccato la registrazione dello schermo del telefono che non mi serviva più. Come vedete, io lo posso prendere il mio file. Io, se adesso lo mando in play, come vedete, mettiamolo in muto. Ho trasferito il mio file video e audio del mio cellulare sul personal computer mettendoci pochissimi secondi. Io spero che questa mia piccola guida su come trasferire file dall'iPhone al personal computer Mac tramite AirDrop vi sia tornato utile. Detto tutto questo, se vuoi lascia un bel commento, metti un bel like al video. E iscriviti. Scusate se mi sono bloccato, ma stavo pensando ad altro. Questo è un po' fuori programma di questo video tutorial. Io adesso comunque scompaio a schermo e avrai circa 20 secondi di tempo con i titoli di video dei miei. Adesso compariranno i titoli di coda e avrai 20 secondi di tempo a di scegliere altri video presenti sul mio canale, alcuni correlati a questo e altri no. Io ti saluto e ti ringrazio di cuore che continui a seguirmi. Ciao.